E allora ho potuto dare un'occhiata! Ho potuto dare un'occhiata agli uffici di Montecitorio! A vedere il loro sviluppo, il loro parlare di futuro, ho visto i loro computer! Gialli, pesanti, con un motore sotto, così, pagano, ci chiedono sacrifici con le finanziarie e pagano milioni di euro all'anno per diritti d'autore a Bill Gates perché non sanno cosa cazzo sia l'open source, il software libero! All'anno per diritti d'autore a Bill Gates perché non sanno cosa cazzo sia l'open source, il software libero. Una vergogna. Ecco perché questa manifestazione li prenderà la sprovvista. Perché non sanno cosa vi sta arrivando addosso, non sanno nulla. Vi dico questo, metti notti, la prima volta che vi sono portatile e il mascolino riusciva ad aprirlo. E mi ha detto non ce n'è uno senza coperto. Garbi, che è una persona perlomeno se l'ha affrontato, ma è intelligente, no, non vuol dire che sia stupido. Bene, l'ho chiamato una volta perché lui, un giornale aveva detto che era contro il posteggio in centro a Milano per le macchine. Ho detto, cazzo, ha detto una cosa nella sua vita una, che condivido. L'ho chiamato, ho detto, vorresti mica scrivere 30 righe di questa cosa sul blog? Ma ha detto, sì, sono in macchina. Allora fermati che ti do la mia email, ve lo giuro, è successo così. Lui si è fermato, io ho dato la mia email. E dicevo, Beppe, e sentivo di là al telefono, Beppe, chiocciola, e sentivo, chiocciola, e dico, due C, e chiocciola, punto lì, mandala lì, testo di cazzo! Abbiamo bisogno di parole nuove, abbiamo bisogno di giovani, di 30 anni, che cominciano ad andare avanti, che cominciano a parlare di economia. E io vi ho parlato di economia, io ho fatto un piccolo libro. Grazie. Lo vuoi sentire subito? Allora, adesso non mi ricordo più che cazzo stavo dicendo. Allora, no, non ho fatto un libro sull'economia. Ho fatto un libro e mi è successo questo, me lo voglio raccontare. Mi arrivano 20.000 lettere da precari, perché abbiamo rubato una generazione, ragazzi. Ci sono 6 milioni di precari in Italia. E che cosa ha fatto l'uso? Questa politica, dalla legge 30 alla legge 3 alla legge di oggi, che sono leggi da abolire domani mattina o da cambiare, sono leggi imperfette, tira giù la bandiera, tira giù, porta la figa, tira giù, quello che vogliamo. Guarda, è una manifestazione talmente straordinaria, non c'è una bandiera. E questa è la nostra bandiera! Allora, io ho raccolto 20.000 lettere mandate da 20.000, ma sembrava il libro di Fantozzi. C'era uno che mi scriveva e mi diceva, Grillo, io tutte le volte che entro in ufficio devo firmare il mio licenziamento, se no non mi fanno lavorare, mi licenziano. Per essere assunto devono licenziarmi. Ma che cazzo di mondo è? Allora, ho raccolto 20.000 lettere, da 20.000 ne ho preso 400. Le ho messe in un libro che si chiama Schiavi Moderni. Ve lo potete scaricare, non costa niente, è gratuito, perché non l'ho scritto io.
dopo la carta di Vito e Stella, è il libro più letto in Italia oggi. Non ne parla nessuno, ma non se ne frega un certo che ne parli. Non abbiamo bisogno di soldi. Cosa ha detto? Bene. Prendo questo libro, lo porto, vado a Roma col treno, lo porto al ministro del lavoro Damiano, lo porto e dico quasi ci dia un'occhiata, sono 40, sono migliaia di ragazzi, sono lettere vere, lo porto lì e lo vedo. Innanzitutto pensavo si fosse vomitato addosso e invece era la cravatta, poi con i capelli così, ero un po' impaurito, dico si cambi, prenda il libro, lei è il ministro del lavoro, questo è il lavoro. E lui lo prende e mi dà una risposta straordinaria. Mi dice, sa, io lo prendo però sono qui per caso. Mi dice, sono io che sono qua per caso. Bene, per farvi dire, questo libro ha una prefazione di un premio Nobel per l'economia, John Stiglitz, che dice due cose sulla legge, sulle leggi sul precariato. Dice che non è il problema del precariato, il problema vero non sono le leggi sul precariato, il problema vero è che non c'è lavoro in Italia, non c'è il lavoro, perché se ci fosse il lavoro non esisterebbero leggi su questo cazzo di precariato. E Stiglitz dice due cose per modificare la legge, dice che un'azienda non può avere la maggior parte di precari assunti, ne deve avere una piccola quota ne deve avere, non la maggior parte. E un precario, dice Stiglitz, lo devi pagare di più, non di meno, perché ha 10 volte più possibilità di essere licenziato. Lo dice un premio, ma la cosa è che lo dice un premio nome. Bene, il premio Nobel non l'ha menzionato nessuno, Ichino ha fatto un articolo dandomi del terrorista, ma questo libro si sta scaricando, si sta leggendo in tutta Italia. E in fondo al libro c'è una prefazione di uno che è dentro il mondo del lavoro. È un professore di economia con due coglioni così. È un professore di economia dell'Università di Ancona. Ha voluto esserci. È qui.